quando il cuore è donna, donne protagoniste per la salute. È stato questo il tema dell'incontro tenutosi sabato 11 gennaio 2014 al Circolo Cittadino di Castrovillari, durante il quale l'associazione Amici del Cuore ha incontrato la cittadinanza e presentata la neopresidente Donatella Laudadio, che ha ribadito le linee generali su cui si muove il sodalizio, di cui è direttore scientifico il cardiologo Giovanni Bisignani. Le linee generali di questa associazione, voglio ricordare che le associazioni di volontariato svolgono una funzione di supplenza talvolta e non solo di sussidiarietà nei confronti del pubblico, in una visione mercantile della vita e dell'uomo che riduce l'uomo a merce ed emargina i gruppi deboli. Le associazioni di volontariato servono proprio a sostenere i gruppi deboli e a concedere pari opportunità. La nostra associazione in particolare ha come centrale la cura del malato e della sua persona, è un nuovo umanesimo che deve partire da noi, concepire non il malato ma l'uomo con una patologia nella sua unità psicofisica. Quindi le finalità della nostra associazione sono quelle di informare e formare il malato, di promuovere nuove terapie, nuove conoscenze, ma soprattutto di diffondere la sensibilizzazione e la prevenzione attraverso tutta una serie di progetti che tendono a promuovere uno stile di vita tesa a creare il benessere può essere anche quello dell'ammalato che convive agevolmente con la sua patologia. Cuore di donna è un progetto di screening che l'associazione Amici del Cuore svolgerà in maniera gratuita nella città di Castrovillari a favore di tutte le donne di età compresa tra i 45 e i 70 anni, al fine di prevenire le malattie del cuore, causa di alta mortalità. Dottor Bisignani ci illustra in che cosa consiste l'iniziativa. Nel voler valutare il rischio cardiovascolare delle donne in pre e post menopausa, quindi dai 45-50 anni fino ai 70 anni. Perché questo? Perché le donne, e purtroppo non tutto lo sanno, in questo periodo della vita, che è un periodo comunque fisiologico, vanno incontro a malattie di cuore, purtroppo molto di più che a malattie tumorali. Infatti la donna oggi fa una prevenzione cosiddetta bikini, cioè pensa alla prevenzione solo del cancro della mammella e del cancro dei genitali, anche questo ovviamente malattie brutte che vanno comunque prevenute, curate, ma soprattutto prevenute, però poche donne pensano che oggi la malattia più importante, la malattia che causa più mortalità nella donna è proprio la malattia di cuore. Quindi questa nostra iniziativa, e ringrazio questa emittente che ci dà l'occasione, questa nostra iniziativa serve proprio soprattutto a sensibilizzare le donne a avere più a cuore il loro cuore. Lo screening avverrà così: la donna si rivolgerà al centro, all'associazione, dove in modo del tutto gratuito sarà stilato un profilo di rischio cardiovascolare della donna, sarà fatto un elettrocardiogramma, per valutare il rischio la donna deve portare il valore del colesterolo, sarà misurata la pressione, quindi sarà fatto l'elettrocardiogramma e alla fine sarà valutato il rischio cardiovascolare e si dirà alla donna: guarda che tu hai un rischio basso, tu hai un rischio alto, quindi devi cercare di fare ciò che è opportuno, quindi ovviamente poi va seguito dal medico di famiglia in prima battuta e dal cardiologo in seconda battuta. Accanto al progetto Cuore di Donna, l'associazione Amici del Cuore ha in mente altre importanti iniziative. Abbiamo progetti per la diffusione dei defibrillatori su tutta la città con l'aiuto del sindaco che già si è dichiarato disponibilissimo per evitare o per prevenire i casi di morte improvvisa o comunque per intervenire immediatamente. Abbiamo progetti per valutare i casi di fibrillazione atriale prendendo comuni a campione per prevenire il rischio di tromboembolia. Abbiamo progetti di diffusione nelle scuole che aiutino gli alunni e quindi anche i loro genitori ad adottare un'alimentazione ed uno stile di vita che prevenga le malattie cardiologiche. Abbiamo poi anche forme di socializzazione perché l'ammalato non si senta da solo ma condivida il suo disagio di esistere e quindi cerchi di azzerarlo insieme con altri che condividono le sue, non diciamo patologie, ma che comunque condividono talvolta i suoi disagi. Inoltre abbiamo anche progetti per aiutare l'ammalato a trovare risposte che spesso l'organizzazione e l'amministrazione non riescono a dare. Penso per
esempio al centro di prenotazione che è davvero intasato e i cui pazienti per prenotare devono aspettare intere giornate. Dobbiamo trovare sistemi alternativi, penso anche per esempio all'emodinamica che è partita, ma se non assicura la copertura di 24 ore su 24 diciamo che vede ridotta la sua capacità di intervento. Insomma, faremo di tutto, a tutto campo, insieme con le altre associazioni di volontariato che vorranno condividere o di cui condivideremo alcuni progetti, perché noi non abbiamo alcuna smania di protagonismo, in quanto non dobbiamo costruire carriere politiche o professionali per nessuno, ma siamo qui soltanto per sostenere l'istituzione pubblica nel dare risposte agli uomini che hanno una patologia. Il primo evento del 2014 dell'Associazione Amici del Cuore è stato allietato dalla lettura di poesie dedicate al cuore, interpretate da Minella Bloise, e da brani musicali eseguiti al pianoforte da Mario Panebianco.